Ladies and gentlemen, are you ready for the new episode about the rock band history with the power of the rock and roll about the AC/DC? Are you there for me? Great! Ci siete? Siete pronti? Siete carichi per una nuova puntata di The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo con enormi successi. Puntata numero 58, la numero 12 dall'inizio di questa seconda stagione, il secondo anno che va in onda qui su Saiuz Web Radio in www.saiuzwebnetwork.it, dal lunedì 22 aprile 2013 alla domenica 28 aprile 2013. Una puntata nuova ogni settimana, quindi puntate settimanali in onda tutti i giorni alle ore 00, cioè a mezzanotte, e poi alle ore 6 del mattino, ancora alle ore 12 a mezzogiorno e ad infine alle ore 18, le 6 di sera, naturalmente sempre e rigorosamente orari italiani, CET, Central European Time. Bene, ciao carissimi amici web radio ascoltatori e naturalmente carissime amiche web radio ascoltatrici, un calorosissimo saluto di benvenuto a tutti quanti voi. Sono contento di avervi qui al mio ascolto qui con The Rock Band History e vi ringrazio coloro che mi seguono e do davvero un calorosissimo benvenuto a tutti coloro che invece mi ascoltano per la prima volta, ringraziandoli per avermi scelto e per essere qui con me, sperando di avervi ancora a lungo, i precedenti e i nuovi, naturalmente è sottinteso. E anche lo staff di Saiuz Web Network ringrazia ed è contento di avervi e vi ringrazia non solo per ascoltare The Rock Band History, ma vi esorta anche ad ascoltare tutte le altre rubriche, trasmissioni e programmi che vanno in onda sempre di più qui su Saiuz Web Network alla grande. Ci trovate nel sito www.saiuzwebnetwork.it, nel blog www.saiuzwebnetwork.net, in Facebook nella pagina Facebook in naturalmente con il nome Saiuz Web Network come appunto canale di intrattenimento, quindi sito e non solo, e poi in YouTube le cose che il grande Saiuz carica per voi con il nome Saiuz Radio ci trovate, ed infine con Twitter ci trovate anche con Twitter, sì, ci seguite anche lì, ci potrete seguire anche lì con il nome Chiocciola Saiuz tutto attaccato minuscolo. E poi le caselle di posta elettronica del grande capo del mitico Saiuz, che ha rifatto grande lavoro insieme al preziosissimo Luca il sito che potrete ammirare anche voi, sempre bello folto col palinsesto in primo piano, e la chiocciola del capo Saiuz è appunto info, la chiocciola che lui naturalmente tiene ben conservata sotto il suo tavolino, e allora è info@saiuz.com. E poi chi volesse scrivere al sottoscritto per richiedermi anche delle rock band o fare richieste, se volete che io parli della vostra rock band, Gianluca@saiuz.com, e poi il preziosissimo Luca, Luca@saiuz.com, per qualsiasi cosa riguardi il palinsesto e per venire anche ospiti delle nostre trasmissioni, specie in diretta del lunedì sera. E adesso, cari amici, riprendiamo con la storia dei mitici AC/DC, da dove l'avevamo lasciata nella precedente puntata. Vai! E allora, carissimi amici web radio ascoltatori, nelle precedenti quattro puntate dedicate appunto agli AC/DC, questa quindi è la quinta che stiamo dedicando a questo gruppo, ripeto ancora una volta, davvero planetario. E eravamo arrivati all'altra puntata appunto al 1980, dopo la tragica notizia della morte del cantante di Bon Scott, e all'arrivo per quanto riguarda del nuovo cantante appunto, dopo Bon Scott, Brian Johnson,
che naturalmente diede nuova linfa vitale al gruppo. E gli anni 80 furono così degli anni davvero strepitosi, perché la band raggiunse il successo a questo punto mondiale, quindi non solo nella loro Australia, terra musicalmente, chiamo così, d'origine, perché poi loro, sappiamo, sono scozzesi, come dicevo nelle precedenti puntate, ma anche adesso nella Gran Bretagna, nel vecchio continente europeo e anche finalmente negli Stati Uniti. E infatti, diciamo così, la fame dei fan per la band negli Stati Uniti fu placata finalmente nella primavera del 1981. Quindi abbiamo lasciato che appunto nell'anno precedente, nel 1980, il gruppo andò al Monsters of Rock di Donington, dove diventerà negli anni a seguire un appuntamento fisso per gli amanti della musica hard rock and heavy metal, e soprattutto la loro naturalmente partecipazione a quel concerto fu strepitosa. Ancora oggi ricordiamo le riprese. E quindi nel 1981 vi fu la prima pubblicazione, solo per il Nord America però, di Dirty Deeds Done Dirt Cheap, rifiutato dalla Atlantic USA nel 1976. E questo grande successo andò alla posizione numero 3 di Billboard e title track tormentone delle radio fu per tutto l'anno. Il disco, per volere della band, uscì con una nota in copertina nella quale veniva appunto segnalata la data della registrazione del disco e della formazione. E dopo una travagliata registrazione con uno studio mobile a Parigi, nel tardo autunno del 1981 uscì finalmente For Those About to Rock, We Salute You, con il quale gli AC/DC raggiunsero davvero per la prima volta la posizione numero uno delle classifiche di vendite statunitense. E anche se For Those About to Rock, We Salute You è quasi unanimemente considerato un album inferiore al precedente Back in Black, se permettete anch'io mi esprimo in un mio misero giudizio, Back in Black è strepitoso e quest'album naturalmente non è il secondo, appunto dopo Back in Black, con la nuova era di Brian Johnson, For Those About Rock, We Salute You non ebbe naturalmente, non aveva quel fascino del precedente di Back in Black, però la sua uscita corrispose a quello che fu forse il momento di più o comunque di maggiore popolarità nella storia della band. L'album comunque aveva pezzi efficaci come Put the Finger on You, Let's Get It Up, oppure COD, e soprattutto la title track, che per la seconda volta dopo Hell's Bells vide il gruppo integrare la propria musica con suoni tanto semplici quanto naturalmente evocativi. E in questo caso furono i colpi di cannone che si fecero riconoscere anche live, con cui figurativamente venivano omaggiati naturalmente tutti coloro che si apprestavano a suonare la musica rock. E nel tour mondiale seguente i cannoni divennero parte integrante dello spettacolo. Durante la canzone appunto For Those About Rock, We Salute You, il suono venne emulato tramite un sintetizzatore, mentre i cannoni sparavano veramente ma a salve, e il numero di fan sembrava crescere in continuazione. Il successo poi del tour mondiale di supporto a For Those About Rock, We Salute You, superò ampiamente quello del tour precedente, mentre l'album Back in Black continuava a vendere a ritmi davvero eccezionali, superando ogni aspettativa. E la loro fortuna commerciale però calò bruscamente con il successivo lavoro Flick of the Switch del 1983, perché l'album comunque non vide particolari cambiamenti di stile, ma nel complesso il gruppo risultò meno ispirato rispetto ai brani precedenti. Ad esempio, brani più riusciti come Bedlam in Belgium o Flick of the Switch erano comunque lontani da quella qualità che veniva espressa da Back in Black, che era veramente eccezionale, e soprattutto anche da Highway to Hell. E il gruppo si produsse per la prima volta autonomamente, e forse la presenza in studio di Vanda e Young, più che di Matt Lang, avrebbe giovato un po' di più. La situazione era comunque stata peraltro esacerbata anche da forti discordie che alcuni membri ebbero con il batterista Phil Rudd durante le sessioni di registrazione. Infatti Rudd abbandonò poi gli AC/DC dopo aver completato comunque le proprie parti per quanto riguarda i brani che erano già stati scritti, negando effettivamente la possibilità di ulteriori comunque registrazioni e miglioramenti, e venne sostituito da Simon Wright. Nonostante le vendite comunque deludenti di Flick of the Switch, la popolarità degli AC/DC come gruppo live era comunque mantenuta
punta a livelli altissimi. E dopo il buon tour negli Stati Uniti nel 1983, da ottobre a novembre, nel 1984 parteciparono nuovamente come artisti principali al solito Monsters of Rock di Donington, che li vide comunque esibirsi fra gli artisti come Van Halen, Ozzy Osbourne, gli Accept e i Motley Crue. E nel settembre del 1984 la band esordì in Italia con due date, a Nettuno in provincia di Roma e a Torino con i Motley Crue come supporto naturalmente degli AC/DC. E sempre nel 1984 venne pubblicato 74's Jailbreak, che era una sorta di mini raccolta che conteneva 5 brani dell'epoca di Bon Scott, che fa un po' riscoprire le origini degli AC/DC, naturalmente allora molto ignote a gran parte del mondo. E Fly on the Wall era nel 1985 l'altro album che uscì, però non sollevò comunque le loro sorti commerciali, e come il precedente album in studio mostrò che il gruppo stava un po' attraversando una fase di flessione dal punto di vista creativo, se Fly on the Wall, Sink the Pink e Shake Your Foundation furono canzoni apprezzabili, buona parte poi dell'album conteneva materiale riempitivo, diciamo così, pure da dimenticare. Mi dispiace dirlo, però in effetti anch'io condivido diciamo un po' questa cosa. E l'aspetto più criticato fu comunque il mixaggio, perché il basso risultò troppo in secondo piano e molti non apprezzarono il leggero ma costante effetto eco sulle parti vocali. E anche questa volta comunque una produzione esterna, l'album ricordiamo fu prodotto da Angus e Malcolm, avrebbe però fatto comodo. Comunque Simon Wright fece il suo esordio in studio con la band. Nel 1985 gli AC/DC vennero inoltre involontariamente coinvolti dalla stampa un po' internazionale in un terribile caso di pluriomicidio perpetrato dal serial killer Richard Ramirez. Ramirez, un auto diciamo così dichiarato satanista, era stato descritto come un estimatore del gruppo, perché un cappello da baseball con il logo degli AC/DC appartenente a Ramirez era stato ritrovato sulla scena di uno dei delitti, e in special modo di Highway to Hell. E in particolare il legame fra le attività criminali di Ramirez, la sua attitudine al satanismo e gli AC/DC fu presunto dalla canzone di Night Prowler, in cui si narra di un uomo che si introduce in casa altrui, e il testo venne interpretato dai media come la fonte di ispirazione dei crimini di Ramirez, a dispetto delle dichiarazioni della band, la quale ha comunque successivamente ribadito che in realtà la canzone racconta di un giovane ragazzo che si introduce a casa della propria fidanzata mentre il padre di lei dorme. A seguito di tale vicende, però, il gruppo fu accusato dai mass media di promuovere il satanismo. E qui mi fermo, cari amici, perché il mio tempo a disposizione è davvero terminato da parecchio e ho sforato la grande in queste ultime puntate. La mia decina di minuti aumenta ad una dozzina, se non anche più, quasi quindicina. Vi ringrazio ancora una volta per essere stato al mio ascolto con la storia degli AC/DC, questa quinta puntata dedicata a loro, e vi aspetto alla prossima puntata, sempre continuando con la storia di questa mitica band. Mi raccomando, restate sintonizzati sempre su www.sciencewebnetwork.it, seguite The Rock Band History e tutte le trasmissioni che vanno in onda su Science Web Radio, nonché Science Web TV. Vi ringrazio ancora, vi auguro un buon proseguimento e be happy, be safe, and don't let anybody put you and make you down. Ok, ladies and gentlemen, see you next time and stay on town on Science Web Network. Ciao a tutti! Ed infine, carissimi amici web radio ascoltatori, sempre per un doveroso senso di correttezza, onestà e trasparenza nei vostri confronti, nonché anche per una maggiore completezza di informazioni, vi vorrei ricordare che le canzoni, i brani che state ascoltando in sottofondo qui in Rock Band History, ed in particolare avete ascoltato anche nelle precedenti 5 puntate dedicate alla storia degli AC/DC, sono del gruppo francese Revenge, trovati sempre nel sito di Jamendo in www.jamendo.com, e che tutte le varie informazioni relative ai gruppi che vengono trattati da Gianluca qui in The Rock Band History per Science Web Network sono liberamente tratte da varie fonti in internet.